Salve onorevoli, eccoci qui un nuovissimo episodio. Siamo su Baldur's Gate 3. Io sono Arax di Cormaris. E nello scorso episodio ci eravamo lasciati con tanti eventi che riguardavano i diavoli. Ultimamente questi tre episodi riguardano sempre diavoli, entità dell'inferno, eccetera, eccetera. E noi, poveri stronzi, ci siamo immischiati e ora dovevamo andare a Nanna perché a quanto pare qualcuno doveva farci una simpatica sorpresa. Prendi automaticamente, do sempre un'occhiata per sicurezza, mi va bene qualsiasi cosa prenda. Anzi, ci ho ripensato, sai cosa? Ne ho un teste cazzo di patate che sono pesanti. No, ma dai, tutte e 22 no. Che palle, ok, così è più equilibrato. Bel riposo completo. I've come to sate you and be sated. I È lead, you follow. inquietante come me lo stai dicendo. Sono pronto, cioè veramente dice sì, ci sto, sono pronto, è una sfida questa. So you think. Let's see if you're right. Ora tipo magari mi fa un tiro su destrezza, forza, lo pallisco. L'Azael distrutta, scontenta. Il nostro amico cade in depressione, eiaculazione precoce. No, dai, dai, no, dai, basta. Dragon's heart beats inside you. A dragon's blood heats your flesh. It is time I take what's mine. Ok, ora me la vedo col frustino, tipo. Va bene, lui a camminare abbastanza circospetto, anch'io onestamente avrei paura di quello che potrebbe succedere. Guarda le scarpine raffinate, mocassini italiani. Oddio, no, no, no. And submit. Vedrete tanti Murloc, ne sono sicuro, avrete un'invasione di Murloc. Tra l'altro, porco Giuda, facci chiudere. No. Una troia. Che cazzo. Tu via. Oh, e non si può. Ogni sera sti cazzo di cani che abbaiano. Comunque, Dragonide. No, sarei tu a sottometterti a me. Dopo potrai prendere tutto quello che vuoi. No, non approva, tanto non dice nulla. Però si fa sottomettere, attenzione. Oh, Ok, bacetti sul collo, tranquillo. No, 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 no. Il dragone ha preso il volo. Non ha le ali, ma ha preso il volo. Seriamente, devo commentare pure queste scene, ti prego. Ma per lui vestito, You tranquillo. awake in pain. Your back, your hands, even your tongue ache. It's time Bella to dura. rise. Dawn is upon us. Ma lui tutto soddisfatto. Sì, ovviamente ci andremo alle prime luci dell'alba. Guarda lui il sguardo da beccaccino. Modestamente. Fammi salvare perché con lei ho un attimo il paura di quali. Dio santo, avere uno salvataggio con questa faccia. Puttana troia. Lei non piace mostrarsi. Le persone si mostrano deboli. Quindi eviterei il primo. 2, 3, 2, 3, 4 potrebbero andare. Sì, ovviamente ce ne andremo alle prime luci dell'alba. Perché questa fretta? Rilassati, vieni a Time for riposarti. pleasure has passed. I might take more later, should my whims so carry me. Up now. The sun soon rises. Ok. Every breath, every blink proves exhausting. A long day awaits you. Ho visto un mezzo scroto. Mi sa che sono costretto a pure a censurare quello, porco Giuda. Va bene, tutto magnifico. Quanto cazzo di editing ci dovrò fare, idiota. Pure io sono esausto a pensare a questa roba. Che poi in tutto questo c'è anche il simbolo del sangue sulla tenda, praticamente. Loro non hanno pulito il sangue, hanno l'hanno asportato sopra. Puttana troia. Però diciamo lì sta la diavolessa, quindi bene o male ci stanno. Mentre proviamo a parlare con lei. Curious. I drained you dry. Yet your body seems no more worse Ma for dobbiamo wear. proprio avere sempre questo Perhaps I might find sfondo. use for it again.
Hai detto che mi sono guadagnato. No, vabbè, c'è qualche possibilità di condividere di nuovo la branda a breve? Perhaps if I'm in need of relief. Until then, I'll enjoy watching you squirm from the anticipation of it. Onesto? Hai detto che mi sono guadagnato il tuo rispetto, quindi perché sei sempre così If you scortese? must know, Vlekith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted, can't measure how much blood I've drawn in the Undying Queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver and my body steel. I am what I must be, Ok, ma quindi una regina fate is lich, how mi it sono will be, fermato là. to survive every beast I face and every wound I bear. Ok, quindi vabbè, sei nato in una cosa dura, rimani dura, bla 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 bla. Spero che il fatto che abbiamo avuto una storiella con lei non intervenga con altre ipotetiche storielle May che the vorrei darkness protect you. iniziare. Spero di no, almeno. Perché in tal caso inizio a bestemmiare, cioè, siatene coscienti, ma non credo, su via, per come è divertito il gioco, figuriamoci. Rieccoci qui, signori, siamo nel villaggio. Io stavo pensando ancora al fatto che lei ci abbia detto che ha una regina lich, una regina immortale, che è veramente strano. Però va bene, collana selluniana. Chissà perché immaginavo un How suo much time did appunto. some dim-witted artisan waste on that? Un diario, questo può essere utile, diamogli I'll give un'occhiata. it a shot. L'apprendista supera il maestro, le mie armi perfette sono quasi complete, manca solo un componente. Sampson sostiene che i progetti siano un fallimento, ma lui che ne sa, riesce a vedere a malapena oltre la sua pancia. Per ora ho messo da parte i prototipi e i progetti, ma aspetta e vedrai. Sampson, la sua arma, la sua leggenda tramonta e un'altra sorge al suo posto. Completare l'arma perfetta. Beh, giustamente non c'è più riuscito perché, beh, è morto. Però in tutto questo trovo molto interessante il fatto che Samson, non so se è un nome più o meno comune, sicuramente quello che vi posso dire è che Samson era un cavaliere, un templare dell'ordine, appunto, dei cavalieri templari di Dragon Age Inquisition. Lì c'era un Samson che tra l'altro era ultra iper corrotto. Però va bene, facciamo finta What's di nulla. Qui inside? c'è una ragnatela calcificata e credo si possa rompere. Anche perché, ragazzi, in tutto questo io vi ricordo che qui abbiamo ancora un saccaccio di missioni in sospeso. Però io vorrei il prima possibile sistemare il cuoricino di Carlaia e poi procedere verso lo scoprire la questione dei druidi della. Come si chiamano? Dell'ombra. Che se vi ricordate, perché devi salire là? Cioè, oggettivamente è necessario? Seriamente? Goblin inseguitrice, silenziosamente, gli svuoti le tasche, gentilmente. Ruba. No time to rest. Ok, non si è accorto di And nulla, move. perfetto. Abbiamo la vecchia chiave, quella la dobbiamo prendere perché mi sa che servirà a Might be useful. qualcosa. E il pugnale, sempre nella mercanzia, perché noi non siamo ricchissimi. Thief's been picking pockets near here. This would be a good moment to explain yourself. Mi You dispiace. relinquished the spoils of your thievery. Never mind. There's more where that came from. Quindi mi ha tolto non tutta la All's well that refurtiva. ends. Well, not as Solo un bad as it could pezzettino di have. oro. Mi auguro. Adesso gli I oggetti wonder what sembra he che ce li ho did tutti a with poco. them. Vabbè che poi ha rubato lui, quindi al massimo ha pure i due pezzi d'oro, figurati se ha notato qualcosa. A Still breathing, parte questo, despite dicevo, everything. dobbiamo trovare If not over, then through. qualche zona dove usare la chiave. E vi direi che appunto ci facciamo un bel giretto in questa zona. Perché mi sembra oggettivamente quello più pratico. Questo lo metti nella mercanzia, questo lo metti nella mercanzia e questo me lo prendi.
Un'altra chiave pesante. Ci sono un po' troppe chiavi per i miei gusti, onestamente. Troppe chiavi e poche serrature da aprire. Non so se magari la serratura a cui si riferisce è stata già aperta, però innegabilmente qui mi segna il cuore e del resto lì su quel tavolino, se vi ricordate, abbiamo trovato gli strani progetti che forse si riferivano proprio a quest'arma e forse entrando troveremo i progetti magari in uno stato migliore, spero. Lì il fienile dove sono successe cose che io nemmeno voglio indagare. Infatti c'è stato pure Stefano che diceva: chiudi quella porta, cosa ho visto? E effettivamente non si può che dare ragione al ragazzo, visto cose che era meglio non vedere. Beh, abbiamo la chiave, chiaramente. E succede qualcosa di strano? No, però una torcia non farebbe male. L'accordo di piacere. La sconvolgente verità, addirittura. Devi sta cazzo di scopa di merda, porco Giuda. Aprimi questa credenza, dai! Vabbè, effettivamente 4 ore non ci fa schifo, però più che altro io volevo semplicemente leggere cosa c'era scritto qui. Un accordo, leggi. Di seguito compare la trascrizione di un'intervista con l'autore e un'impresa, di un accordo di piacere. Signor, ma chi si frega? Cioè, onestamente, lo prendo, però... Cazzo me ne frega delle interviste degli attori, con tutto il rispetto. Manco stiamo parlando di lore più intensa. Semplice background da 4 soldi. Cioè, che per amor del cielo si apprezza sempre che ci sia, però non voglio fare quel tipo di ragionamento, eh. Però nel momento preciso d'ora non mi attrae particolarmente, ecco, per essere sinceri. Devi proprio salire su quella zona, eh. Cioè, devi proprio salire sulla seconda cassa, se no riuscivi ad aprirlo. Ok, strumenti di disarmo, questo mi fa capire che ci saranno cose da disarmare, molto chiaramente. Ok, qui nulla. Ok, altri arnesi da scasso. Sì, chiaramente ci sarà qualcosa di ultra iper protetto. Quantomeno non mi aspetto resistenze. Però mi aspetto... Ah, ok, cioè mi seleziona la carriola dall'altro lato. Dice, che cazzo c'è appeso alla parete? Ok, queste sono tutte robe da mercanzia. Che bello trovare la... Cioè, la zona di un fabbro è magnifico. Sono ricchezze a non finire, praticamente. Ok. Di qui. Altri arnesi da scasso. Praticamente non dovremo mai più scassinare roba. Ma credo che ce ne sono in grande quantità, perché in un certo senso magari il gioco ha previsto a chi giustamente magari non abbia Astarion nel gruppo e quindi sia costretto a usare magari le doti di rapidità di mano di qualche stronzo in giro, fondamentalmente. Secchio, tutte le ampolle, purtroppo ce le dobbiamo controllare, è fondamentale. Ancora troviamo qualcosa di utile, però oggettivamente fino ad ora non ho mai trovato assolutamente nulla. Per queste robe non valgono niente, una corda già ce l'abbiamo e ci teniamo quella, fondamentalmente. Ok, qui che abbiamo? Oltre che irraggiungibile est, beh, cazzo se ne frega, caraffa di acqua... Bicchiere di stagno non vale un cazzo, lo stagno, signori. Oltre al fatto che è proprio scomodo come materiale, oltre che lascia proprio un pessimo gusto in bocca. Però credo che questi non siano giustamente i problemi delle persone povere che vivevano in queste situazioni. Però farò finta di nulla e procediamo. Raccogliamo il calamaglio e pennino, tutta mercanzia. Calice di vetro, piccatelo su per il culo. Da qualche parte qui vicino, se vedete sopra, dovrebbe essere indicato la zona dove dovrei trovare dell'acciaio demoniaco o qualcosa di simile. Oh, bene. C'è una trappola. Quindi, lasciamo un bel po' di roba qua, eh. Abbiamo tante chiavi. E abbiamo anche una forgia. È un bel po' di strumenti da fabbro. Direi che la cosa più saggia è salire lì, perché già l'avevo intravisto da prima quel baule. Così, male che vada,
Comunque per ora prendiamo quello senza trappole. Ok, e poi scendiamo a prendere quello con la trappola. Teoricamente non dovrebbe scattare perché chiaramente abbiamo Looks il empty. nostro Astarion che ci aiuta in queste situazioni. Poi con Cuore Oscuro che fa anche da Chieri, poi gli darà quindi il bonus guida. Stiamo diventando veramente tanto, tanto, tanto sgravi. Infatti, del resto, non vedo l'ora di arrivare al livello 3 almeno con ogni classe. Ok. Ah, c'è un muro che si può rompere. Ok. È immune ai danni taglienti. Che cazzo ci devo fare, ragazzo? Abbiamo tutti armi taglienti. Sarebbe comodo farlo attaccare fino a quando non scasca di fondo. Oh, grazie. Non mi piace, andiamo prima da questa parte, onestamente. Mi sembra quella più logica, la cosa più logica da fare. Ok, potete salire tutti, ragazzi. Così mi fate dei check di percezione, magari dove io non posso vedere. Qua me lo prendi. Me lo prendi. Barile di polvere nera lo raccogli decisamente. Che se si attiva la trappola per sbaglio, qui saltiamo tutti in aria. Che poi noi avevamo i barili d'odio. Questo invece è proprio polvere nera. Lo mandiamo immediatamente al coso, come si chiama? Abbiamo la chiave, appunto. All'accampamento. Ferro infernale. Abbiamo la spada forgiacciaio 5-10. Incantamento arma. Anche se l'impugnatura di cuoio è vecchia e incrostata, quest'arma non mostra alcun segno di usura. E non c'è neanche un graffio a rovinare l'esile lama. La mando all'accampamento perché è mezza unica. Però tanto non mi può servire più di tanto. Campione metallo. Durezza 9,5. Molto duro. Fusione sconosciuto. Colore argento. Striature rosse punteggiate di polvere gialla, origine Underdark, dono di censura, odore leggermente sulfureo, la forgiatura non ha avuto successo, non si fonde né si deforma a temperature standard. Ok, e abbiamo il ferro infernale, questo pezzo di metallo nero è intaccato, risplende di un debole bagliore rosso a prescindere dall'illuminazione circostante, l'eco di un febbre grido echeggia nella mente di chi lo tocca. Infernal metal! This can help Damon patch up my engine. Ok, sì, può ripararla. Spero solo che ora la quest non mi chieda che per forgiare l'arma suprema del secolo, eccetera, eccetera, mi chieda di usare il coso infernale, perché questo mi farebbe particolarmente arrabbiare. Perché non dovrei per forza, sarei costretto a usare coso, come si chiama? 17. Ah, ok, no, siamo più che a cavallo. 30, vai tranquillo. Sarei per forza costretto a usare l'acciaio infernale per curare Carlaia. Ma ciò mi dispiacerebbe. Leggi il progetto. Un insieme di archi e linee tracciati con precisione formano uno schema di realizzazione di tre armi: uno spadone, un falcetto e un pugnale. Ogni lunghezza e ogni angolo sono indicati con valori precisi. Sul fondo della pagina sono riportate le meticolose istruzioni di forgiatura, dove viene enfatizzata l'importanza di un insolito ingrediente, corteccia di Susurr. Susurr, tra l'altro, era un linguista, va bene. La corteccia di Susurr, voi andate da Susurr e lo scortecciate vivo. La corteccia di Susurr può essere applicata solo a una lama ordinaria e priva di modifiche. They call for Susabark. Dove le trovo le cortecce di Susurr? There's only one place I'm finding a Susa tree. The Underdark. Come cazzo ci arrivo nell'Underdark, mi scusi, eh? Posso accendere la forbia, però. Però guardate che figata che posso fare questa cosa qui. Credo che tutti l'avrebbero appena fatto. L'avrebbero fatto in questo caso. Forgia di fusione. Posso fondere combina? No, non ha senso. Però potrei provare per curiosità. Potrei combinare un'arma a caso, tipo un'ascia. Combinazione non valida. Chissà perché, me lo aspettavo.
almeno a dare un minimo di bonus di fuoco, però credo che quella serva quando troveremo questa ipotetica corteccia. Keep clear of the webs, and the spiders might not notice us. Dobbiamo usare per forza una ragnatela, non so se te ne sei resa conto, eh. Tesoro mio. Parete rocciosa. Ah! Ok, beh, come ci hanno detto, evitiamo le ragnatele. Per quanto onestamente non mi piaccia quello che stiamo vedendo. Ragazzo, puttana troia, avanza! Non è bello, ma vaffanculo. Ma perché dovrei attirare i ragni? Cioè, oggettivamente, che succede se attiro i ragni? Che ok, arrivano, però credo che prima o poi li dovremo affrontare. Quindi, tanto vale farlo ora. Facciamo che distacchiamo il gruppo. Proviamo a fare questa roba ultra iper avventata che non bisognerebbe fare. Solo che procedo sulla ragnatela. Ok. Quindi potrei attirarli. Fammi fare un salvataggio. Per sicurezza. 131. E vediamo cosa cazzo succede. Ah, ok. Porco giù. Questo non era previsto. Questo non era affatto previsto. 85. Hai mancato all'85, Astarion! Colpo di pomo. Deve essere in mira. Per ora vai di freccia. Più che altro perché ho un'idea. Ho una bella idea. Che non è detto che funzioni. Ma potrebbe. Però secondo me abbiamo fatto una cazzata. Dobbiamo sistemare molto meglio. Perché io non avevo previsto che c'erano là quegli due stronzi. Sistemiamola meglio. Ok, rieccoci qui. Momento, però mi hai cambiato le iniziative, brutto figlio di troia. Ah, forse ho fatto un casino. Forse era meglio se lasciavo quel caricamento. Si è teletrasportato. Ma voi poi chi cazzo siete? Cioè, ragazzi, onestamente, cosa Cristo siete? Aether Cap, sono mostruosità di cui non abbiamo. Inizia. Ah, ecco, beh, ce l'hanno una descrizione. Anche se possiedono solo due gambe e due braccia, questi orrendi predatori hanno più cose in comune con i ragni che allevano che non con gli umanoidi. Ah, quindi allevano pure i ragni. Ma che esseri simpatici proprio, eh. Tocca sana per la vita. Dà fastidio che mi hanno invischiato. Ah no, non hanno invischiato però il nostro Astarion. Questo è una cosa più che utile. Allora, dovrei riuscire a distruggere la ragnatela. Gli hai fatto uno di danno, seriamente. Ti prego, ragazzo, ti prego. Dimmi che riesci a tirare. Sì. No. No. Sì! Succhiami il cazzo! Puttanelle! Perché così noi teoricamente gli facciamo molto più danni. Quindi fai un bel salto qui. Perché ti vedo un po' troppo in bilico, in sospeso. Ok. Ah ah! E ora li iniziamo a bullizzare fondamentalmente. Quindi ora mi fai tutto il passaggio fino a quando non arrivano tutti quanti. Vabbè, del resto meglio affrontarli qui che noi siamo in una posizione di tanto vantaggio che addentrarci in una caverna oscura dove non abbiamo un granché di visuale e fondamentalmente sperare di riuscire a fare danno. Voi più che altro a cosa siete resistenti?
Danni per turno. Questa entità è inondata di minuscoli ragni che infliggono un perforante 1-4 ogni turno. Ah, bene, quindi dobbiamo proprio tenere lontano, lontano da noi. Già il fatto. Ah, guarda, infatti camminano i schifosi, li camminano addosso. A parte questo, mi serve. Un po' no. Non ci ho ripensato. Senti, avvicinati e basta, porca puttana, sei che cazzo, sei assurda. Però un incantesimo qui non mi darebbe fastidio, perché così potrei bloccargli la cosa, insomma, l'avanzamento, diciamo così, in caso hanno questa felice e brillante idea di provare a salirci addosso, ecco, fondamentalmente. Terminiamo il turno. Si parlano, non lo so. Un'idea. Sì, credo si stiano letteralmente parlando. A parte questo, tu mi fai un bell'attacco furtivo. No, eh? Ok, un attacco furtivo. Deve essere di vantaggio contro bersaglio. Sei in vantaggio. Ok, 98, 24, ma colpiamo quello più debole per ora. Così ora gli facciamo danni a profusione. Scappo. Bravo! Bravo! Fai esattamente ciò per cui sei nato, ciò per cui io ti ho programmato, bestia! Perché ora possiamo provare a dare fuoco. Sì, possiamo provare. Invischiato, abbiamo fatto anche rumore. Che bastardata. Ma io per me possiamo andare ancora di attacco di frecce. Intanto gli facciamo un botto di danno. 7 di danno, infatti, eccolo là. Attacco con mano secondaria, mischia. Effettua un attacco in mischia con un'arma secondaria. Ah, no, ci ho ripensato. Rimani con quell'arma per ora. Peccato che qui c'è dell'acqua. Se non c'era l'acqua, gli potevamo fare veramente un bel pagliatone. Tu ti metti qui perché ipoteticamente mi serve che dai una scintilla. Seriamente non hai una scintilla? Ma porca puttana, dobbiamo mandare indietro a Starion il più velocemente possibile. Un'arma spirituale, possiamo evocarla? Un bel tridente, un'ascia, una lancia. Un tridente non sarebbe male. Per un momento avevo paura che si buttava giù. Stavo per dire no, non dirmi seriamente che l'hai fatto. Non dirmi seriamente che l'hai fatto. Ok. Cazzo, ha dato fuoco! No, non doveva andare a fuoco ora! Beh, giustamente ha dato fuoco a. Oddio, che figli di troia! Che luridi figli di troia che siete! Siete dei luridissimi figli di troia, ve l'hanno mai detto? Crepa, una volta per tutte. Grazie. Eppure hai fatto un danno da incantamento. A lui sale sul fuoco, menefreghismo di tutto e di tutti. Aia. Posso dire solo aia. Perché devi fare. Ah, no, stiamo comandando lei, porca puttana, pure io confuso. Molto confuso. Quanto vi faccio di danno? 6, ma vai, tanto nel migliore. Dicevo, nel più infimo dei casi non hai un cazzo, porca puttana. Ma per curiosità, se io mi butto giù, meno 15 punti ferita. Puttana troia. Ok, lì non dovremmo subire danni. Nel mentre, un'altra frecciata a lui, così almeno ci troviamo davanti al cazzo. Ok, e battiamo in ritirata pure tu. Ok, così almeno non subiamo danni.
Ma voi avete proprio del gusto a gettarvi in mezzo alle fiamme, eh? Puttana troia. Gelo? Non l'abbiamo preso per poco. Ok, cambiamo persona. Tu, mio caro tridente, non che hai molte vie, però che bastardata, come ho visto che, insomma, la situazione si faceva un minimo complicata, sono scappati tutti sopra. Ok. Ragno fase, ma una domanda, perché si chiama ragno fase? Cioè, qual è proprio l'etimologia? Ragno fase, ragni giganti che possono entrare e uscire dal piano etereo, dando l'impressione di potersi teletrasportare. Ah, quindi è come se vanno in un'altra dimensione, fondamentalmente. Ok. Per questo sembra che si teletrasportavano. A me sembrava più una roba, non so, in stile, non saprei dirvi, però tipo quello stile dove magari per il fatto che si erano nella loro tana, tipo c'era la cosa, sentiti a casa come ragno, quindi teletrasportati da una ragnatela all'altra, fondamentalmente. Chi altro c'è? Pure lui aspetta. Pure noi aspettiamo. Continuiamo a aspettare, sperando che il fuoco prima o poi si estingua. Più che altro perché anche volendo, non so se il salto ce lo concede. Sicuramente ci facciamo tanto, 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 tanto male. No, non ha senso. Ok. Però possiamo allontanarci così. Abbandoniamo il campo, fondamentalmente. Ok. Fondamentalmente questo credo sia la prima volta che proviamo una fuga. Ok, tu scatto. Ora tipo dopo tutto questo scatto scopriamo che non si può correre via dagli scontri, sai che è rottura di coglioni. Oh, forse si è deciso il bijou. Forse si è deciso. Figlio di puttana, cioè... mi è entrato dentro! Nel senso di casa. Mi è entrato dentro casa. In nessuna forma volevo intendere altre forme corporali. Ok. Due di danno. Possiamo anche passare. E lo terminiamo. Però gli ha dato i 3 punti di fuoco perché l'avevamo incendiato, anche se l'abbiamo mancato. Tutti uniti, ragazzi. E ora vediamo che hanno. Ghiandola tessitrice. Che cosa disgustosa. Credo sia il termine esatto. Disgustoso è il termine esatto. Ok, nel mentre che ci prendiamo la nostra giusta ricompensa, direi di andare giù a dare un'occhiata al nostro Ether Campo, come cazzo si chiama. Innegabile però che Carla ha avuto un bel po', Karlach ha avuto un bel po' di danni, come Berserker si sente, cioè nonostante a 41 punti vita, porca puttana, se gli ha sentiti tutti i danni, fondamentalmente. Un cura ferite di livello 1 dovrebbe bastare. Ok, sì. Va bene, va bene. Uovo di ragno. E se lo colpisco? Che succede, per curiosità? Assolutamente nulla. Perfetto. Gli altri non ci possono raggiungere, credo. No. Rimarranno lì. Ok. Io credo che avendo rotto la ragnatela ho rotto fondamentalmente l'unica via d'accesso e di fuga. Uno scheletro. Spada corta. Mercanzia. Mercanzia. Denaro. Non male. Bozzolo di seta di ragno. Perché c'è un randello? Mi scusi.
Però c'è da dire, così è stato tutto molto più semplice, vera accuminata, urgenza frenetica. Quando inizia un tuo turno di combattimento, mentre possiedi il 50% o meno dei tuoi punti ferito, ottieni slancio per un turno. Questa è roba assolutamente da dire, da dare a Carlaia, dal momento che è quella che più di tutti potrebbe rischiare la morte. Zaino dell'apprendista, diario dell'apprendista e fiala alchemica, leggiamo un po'. Uktar. Che sia noto che ho lasciato la mia terra d'origine a causa del legame con il mio maestro e non per mia scelta. Se non fosse per il giuramento che ho prestato, sarei ancora a casa a servire gli Zulkier e non a curare la peste suina in questo rozzo borgo. Tuttavia, un giuramento è un giuramento e continuerò a servirlo come il dovere finché non sarò liberato. I primi brani del diario sono scritti in una calligrafia piccola e delicata che sfogliano le pagine e si fa più rozza e selvaggia. Si conclude con un brano scarabocchiato frettolosamente. Ci hanno pensato loro, i giustizieri oscuri sono arrivati al vecchio bastardo prima che ci arrivassero gli Zulkier. Ora giace a terra dissanguato e quando morirà sarò libero di questo giuramento. Potrò tornare, restituirò il tomo di necromanzia che aveva rubato, così mi perdoneranno. Sapranno che sono fedele, la gemma chiave è al sicuro nei tunnel. Quando l'avrò presa, sguscerò in cantina, prenderò quel che potrò e poi a casa. Ah, ok, quindi per aprire l'antico tomo, giustamente, quello del goblin bambino morto. Povera Stella! Lì ci sono pure i bambini goblin, chi avrebbe mai detto? Chissà se su di lui posso usare il coso, come si chiama, il coso per rianimare i morti, non credo onestamente, però... Però, bozzolo di seta di ragno. Ah, non succede nulla. Era solo per romperlo. Va bene. Lo zaino dell'apprendista, sai che ti dico che lo prendo, perché tutto sommato è uno zaino unico. Anche se magari è simile agli altri, non ne troveremo altri in giro. Ok, raccogli. Bozzolo di seta di ragno non l'abbiamo preso. Ok, tu, oro, non male, nello zaino, qui qualcuno era venuto a fare praticamente una spedizione a tutti gli effetti, tra l'altro qui noi non abbiamo minimamente, ah ecco ora l'è uscita, dicevo non abbiamo minimamente persone che potrebbero aiutarci con la percezione, quindi secondo me... Se incappiamo in qualche trappola, ci incappiamo, insomma, dobbiamo stare pure zitti. Ma che palle che però devo usare ogni 3 secondi. Cioè ogni 3 secondi, come la prendo? Rimasta lì incastrata? Grazie al cazzo che non funziona. Aspetta un attimo. Ma se io mi separo, tipo tu... Non puoi saltare. Percorso interrotto. È troppo alto. Vabbè. Still in control. Vaffanculo, insomma. Just. No. Arax. Non è un buon momento per parlare. Oh. Che cazzo di cose ci sono? Scudo borchiato. Spadone che mettiamo tra la mercanzia. Tu anche. Elmo di cuoio, non male. Qui abbiamo lo scheletro. Qui credo... Ah, il secchio del pozzo. Effettivamente il pozzo l'avevamo visto nel coso. Però, come gli stupidi, non ci siamo minimamente avvicinati alla zona. Ora, nei tunnel, da qualche parte, ci dovrebbe essere la chiave. Credo in uno dei bozzoli di seta, a questo punto. Per quanto... sia restio ora dover cercare in ogni cazzo di bozzolo. Allora, mentre che esploravo, vabbè, ho trovato qualcosina, ma nulla di che veramente. Mi serve assolutamente il mio gruppo. E ora, se mi date un attimo il tempo, vi spiego anche il perché. Perché abbiamo trovato forse un altro boss. Quindi reputo abbastanza necessario, se non fondamentale... che a breve riusciamo a curare il tutto.
uno scheletro che non ha un cazzo. Grazie, grazie ragazzi, grazie. Ora, quindi, niente, siamo sopra, era una specie di shortcut questo a tutti gli effetti. Direi che possiamo fare un salterello giù. No, ci ho ripensato. Un salterello di qui sarebbe più comodo. Oh, lì non subisco danni. Fantastico. Ora voi dovreste riuscire a raggiungermi, teoricamente, perché siete qui. Ecco, perfetto. Sì, 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 stanno arrivando. Quindi. La situazione è un little bit più complicata di quello che avevamo previsto. Però possiamo ancora farcela con tranquillità, anche se forse un riposo breve, non tanto per gli altri, ma per me farebbe comodo. Se vi chiedete il danno a cosa è dovuto fondamentalmente al fatto di rimanere incastrato nelle ragnatele, a volte si può subire 1, 2, 3 punti danno. Se fate conto che da prima che sto camminando sulle ragnatele. Ok, quindi signori, per riunire il party, a questo punto vediamo di usare il pozzo. Indagare. 9. La mamma puttana. Dry stones line the wall, but the darkness below is impenetrable. Tira una moneta nel pozzo. The coin disappears into the well. After a moment, you hear a soft clink, not a splash. Callati giù con la corda del secchio. Ok, credo che se facciamo indagare ci risparmiava la moneta, però sapessi che grande guadagno. Spero che non si cala proprio in maniera barbarica, ma con un senso e un ordine. Ok, allora siamo esattamente dove l'oro che ho gettato. A parte questo, direi di ritornare in zona e ora vi faccio vedere. Tra l'altro sì, questo è tutto aperto, la banda di rame, qui ci sono molti oggetti che si trovano nelle sacche, però... Purtroppo non si come l'elisir, purtroppo non si potevano prendere perché giustamente sono rimaste intrappolate nella ragnatela, quindi mi chiedo anche qual era il senso di fondo di fare questa roba se non si può prendere. Ad ogni modo, di qui noi abbiamo niente che poco di meno che un po' troppe uova e un po' troppo matriarca, ecco, insomma, quello è lo scopo fondamentale per cui mi preoccupa un attimo. Quindi volevo vedere se tutto il gruppo si metteva in agio, che tutto un bel salvataggio non farebbe male. Decisamente no. 1,33, 1,34. E abbiamo qui la matriarca. Ragno fase di livello 5, tra l'altro. Resistenze, vabbè, al veleno, grazie al cazzo. Chissà perché non mi immaginavo nulla di diverso. Allora vi mettete tutti in qualità. Insomma, avete capito, no? Perché il mio pensiero è che se io rompo... attiva modalità turni. Ok. Se io prendo Astarion, no? E uso... Ragnatela dovrebbe cadere direttamente giù e quindi guadagno il vantaggio. Il ragno è sospeso. Puttana troia, che cazzo mi significa questo? Dai, dai porco Giuda, dai. E che cazzo combino, boh. E si ammasacra. Abbiamo comunque il 40%, non è un cazzo. Però qui abbiamo il 70%. E me lo manchi pure. Ok. E mi inizia il turno di iniziativa di fondo. Però se io mi nascondo, 4-4... Il percorso è interrotto. Ti puoi avvicinare, tesoro. Ti puoi tranquillamente avvicinare. Interrotto da cosa, puttana tua madre? Che Cristo! No, no, col cazzo che tu ti metti là, follia.
Abbiamo altre idee? Abbiamo altre idee di merda? Una palla di fuoco è l'unica cosa che mi viene in mente. Colpo critico. 125! Puttana tua madre! Puttana tua madre! Ok, potrei usare il coso. Ok. Quindi terminare il mio turno. Ok. Quindi ora siamo ufficialmente tutti in zona. E mi ha avvelenato, figlio di troia. Così ritocca di nuovo al nostro Astarion. Ok. Niente, non so per quale... perché non ho il vantaggio che loro mi guardano. Porco Giuda. Usa un'altra fiammella, che cazzo devo dire? 50% non è il massimo, oppure ti brucio la ragnatela. E mi cadi giù. E non caghi i coglioni per un po', possibilmente. Anche se io dovevo incendiare qui. Tu passi il turno. Tu, tesoro mio... È possibile che tu non hai un cazzo per appiccare l'incendio? Cioè, sei in un... Ah no, ce l'hai. Pardon mio. Ok, così ora è pure incendiato. Almeno questo. E mi tiri su un'ascia bipenne. Oppure un tridente, che da prima che lo volevo usare, però non ho avuto possibilità di vedere com'era, fondamentalmente. Mi passi il turno, però io ho gli altri... Comunque rimane ancora incendiato. Oh no, dai, seriamente. Mio piccolo figlio di troia. Li vedo un po' confusi, ragazzi. Certo, usiamo protezione. Tu tesoro, tesoro mio. Mio grande tesoro. Quante volte lo posso usare? Al riposo lungo. No. Per ora provi a colpirlo nonostante il 65%. E l'abbiamo preso. I miei coglioni. Vieni qui. Ok. Ti risposti di nuovo qui. Passi il turno. Se ora non ci riesci, puttana troia. No. Però lui sì, invece. Ma è possibile che mi devi scendere? Oddio. Però lei mi sa che può colpirmi, e questo è il trauma. Una palletta di fuoco. Devi per forza scendere ogni volta. Per ora rimani nascosto, fondamentalmente. No. Ispirazione bardica. Non so chi a lei. E terminiamo il turno. Tu, tesoro mio, ti prego, dimmi che hai qualche incantesimo di lunga gita. Ma manco per il cazzo, manco per il cazzo. Che due coglioni. Se io lo metto lì, può funzionare, ok. Forse dovevo lanciarlo per terra, così avevo più probabilità che funzionasse. Ad ogni modo, tu invece mi scendi, rimani lì fermo, così almeno se prova a salire ha una brutta esperienza. Ok. Perfetto. Più o meno, perfetto. Fallimento critico, succhia. Tesoro mio... Non riusciamo. Cioè, questo sì. Il movimento non è sufficiente. Non puoi semplicemente spostarti di qui e bersagliarla? No, non con la spada, con l'arco, ben si intende. È molto avventato quello che stiamo facendo. Però potrebbe funzionare, tutto sommato. Ripeto che per me potrebbe funzionare, eh.
Ok, ci nascondiamo. Dimmi che lo riesci a prendere. Non abbiamo abbastanza spazio. Oh, oddio. Tu ti levi da sto cazzo di veleno di merda, possibilmente. E mi dai una cura. Quanto cura? 3-6. 4-10. Andrà anche bene. Ok. E... ti sposto di qui. Così almeno proviamo a difendere i nostri arcieri. Tu tesori, negativamente te ne vai indietro. E usi qualche strana cura su di te. Ok, perfetto. Tu tesoro, fai il 50% di possibilità di colpirlo. Ah, scende proprio tipo così, va bene, facciamo finta di nulla. E me lo manchi pure, bravo ragazzo. Per ora abbiamo l'attacco di opportunità, quindi o lui si materializza da qualche parte. Ok, protezione. Minchia, 14. Oh, almeno si è avvicinato un minimo. Almeno si è avvicinato un minimo. Anche se stiamo subendo danni paurosamente critici. Paurosamente critici, aggiungerei. Sottolineerei paurosamente critici. La ragnatela la buttiamo giù. Oh, vai. Perfetto, prono. Spronati tua madre. Ok, abbiamo qualche spazzata. Incalzare. Compi un ampio area con la tua arma per attaccare fino a 3 nemici contemporaneamente. Perfetto. Vieni, vieni da papà, vieni da papà, vieni, 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 che ora mi diverto e anche tanto. Tu, tesoro mio, se ne dici di affacciarti qui e almeno un tiro perforante glielo facciamo. Ok, così diamo anche sanguinamento, 55, ma è prono. Me lo manchi pure, puttana troia, quanto sei inutile! Puttana troia, quanto sei inutile. È una bella... il bersaglio non è valido. Vai tu. Ad Astarion, che mai male gli fa. Passiamo il turno e tu innegabilmente ti dai una bella, bella, bella pesante cura. Ok, e ti metti un attimo nelle retrovie. Se no 60 non è moltissimo, ma potrebbe funzionare. 3, niente di male. Cioè, fondamentalmente non sono forti. Sono anche molto facili da uccidere, quindi non hanno un grande problema. Ok, il fatto che loro praticamente non riescano a fare danno mi va bene. Minchia, due fallimenti critici, tesoro mio. Mettiti una mano sul cuore. E voglio, e volevo proprio questo. Perché tu ora ti sei avvicinato. E... Su. 30% è pochissimo. Ma perché tutto questo svantaggio? Perché sono avvelenato. E allora mi tocca farlo con lui. Livello 2. Ok. Gli abbiamo fatto qualcosina. Non molto, ma qualcosina. Terminiamo il turno con te. E per quanto riguarda tu, prima di tutto decisamente ti sposti lì. No, non dovevi fare quello. Dovevi rimanere più o meno nei paraggi. Ok. Ci siamo riusciti. Dai! Sei tutti noi! Ma vieni! Ma vieni! Ma vieni, sei tutti noi! Astarion, amico mio! Ora. Su. 60. Non è moltissimo, ma è qualcosa. Ok. Io proverei a steccare almeno questo. Perfetto, 7 di danno, non potevo staccarne uno vero.
Perché ti sei mostrato? Dovevi essere invisibile. Non funziona nulla. Ora forse stiamo crepando come non mai. Ti nascondi qui per quello che puoi. Non saprei. Ti avvicini il più possibile, fondamentalmente. Anche se siamo oggettivamente in una situazione palesemente di merda. Palesemente di merda. 50 non è nulla. Ecco, appunto, gli fai il minimo del danno. Vabbè che quello dipende più dal lancio dei dati che da altro. Ma io posso morire ora alla fine. Mancato pure. Come fai a mancarlo col 75%? Oh. Ma dai, pure Astarion. Guarda, io non ti vengo a prendere, mio piccolo figlio di puttana. Abbiamo qualcosa che fa un minimo. Uno sei danni, va benissimo. Ok. Lei sta per crepare malissimo, quindi mi sembra più che giusto provare a tirarla su. Potrei usare le pozioni, effettivamente qualcuno me l'ha anche detto. Non voglio usarle semplicemente per evitare di... Ah, abbiamo finito tutta la stamina. Dicevo, non volevo usarle semplicemente per evitare il più possibile di trovarmi nella situazione in cui praticamente le finivo, anche perché come vedete in questo scontro in particolare abbiamo fondamentalmente vinto. Ok, 8 e un altro se ne va. Abbiamo fondamentalmente vinto, rimane semplicemente da sistemare queste piccole cazzate. E ora che tu ti sei spostato di qua, cioè credi veramente di aver fatto un'azione saggia? Aiuta Starion, dai, tiralo su. Perfetto. Tu mi ammazzi l'ultimo cucciolo di ragno. Che trauma, signori. Che trauma. Come combattimento non è stato particolarmente difficile, Però, ce la siamo rischiata molto. Però il fatto di aver capito come funzionavano i ponti ci ha aiutato tantissimo per il resto. Allora, no. Vi separate un attimo, perché mi serve per ora solo l'Arax. Cucciolo di ragno fase, non dovreste avere nulla fondamentalmente. Ok, sì, vabbè, tossine, grande, grandissimo. Tu hai le ghiandole, tunica dell'avvelenatore bestiario, sentieri benefici. Quando lanci un incantesimo che infligge danni da veleno, infligge 1.4 danni da veleno extra. Sì, questa tunica rinvenuta nello stomaco della regina ragno emana un pessimo odore, il pizzica al tatto. Te la metto all'accampamento, però purtroppo non ho nessun incantesimo, nemmeno con Astarion, se non sbaglio, di veleno. Quindi semplicemente non mi conviene tenerlo, oggettivamente. Mi spiace che qui abbiamo rotto i ponti, però anche se andiamo lì non credo cambiava molto la situazione, oggettivamente. Però lì abbiamo Ametista Oscura. Riunisci il gruppo. Immagina qui che casino potevamo fare con cioè che casino poteva fare se noi scendevamo giù. Quello diventava veramente drammatico. Grazie a Dio che nemmeno abbiamo preso i ponti, che metti caso strano si rompevano per sbaglio o altro. Io avrei iniziato a bestemmiare in 10 lingue diverse probabilmente. Perché come cazzo fai ad affrontare tutti i ragni che c'erano qua in basso? Dai ragazzi, è pura follia. Sento una brezza. L'ametista certo che me la prendo. Ok, aprire l'antico tomo è effettivamente quello che ci accingeremo a fare appena fuori da questo schifo. Vi direi, fuori da questo schifo è la prima cosa che farei. Di qui non dovremmo avere nulla altro, fondamentalmente. Sì, di qui facciamo il giro.
E qui sopra non credo ci sia molto di fondo. Non c'è assolutamente nulla, è diverso, altro che non c'è molto. Ah, proviamo a venire qua. Proviamo a dare un'occhiata per sicurezza. Ah, ok, tiri salvezza, tutti sono usciti. Perché c'è della cenere? Ah, beh, c'è della cenere pure io, coglione, perché ho messo l'unto e ho bruciato la regina. Perché, tra l'altro, il trucchetto, a quanto ho capito, è farla cadere. Se la fate cadere, automaticamente quella lì rimane prona per qualche turno e si prende i danni extra. Uovo di ragno fase. Perché lo dovrei raccogliere? Infatti non me lo fa nemmeno raccogliere, quindi che cazzo fai? È strano, me lo considera come una cassa. Va bene, non farò commenti a riguardo. Ci sono uovette di ragnetto fase. Questo non è nulla, un baratro, perfetto. Ok, puoi avanzare, mi aggiusti la telecamera. E qui tra l'altro abbiamo anche profondità sussurranti. Vabbè, credo che sia stato fatto apposta per uscire e non doversi fare nuovo tutto il percorso retrocedendo. Ti direi villaggio in rovina, così ritorniamo alle origini e magari proviamo ad aprire questo cazzo di tuomo. Non so se è un'idea saggia aprirla in mezzo al villaggio, però si spera che funzioni un minimo nella maniera giusta. Un minimo, non troppo, nemmeno poco, un minimo. Ok, vediamo dov'è. Collana seguniana. Mercanzia. Ametista oscura. Chi vista questa pesante pietra simile a un globo, ha la costante sensazione che da essa si irradiano varie ombre. Intrigante, ti direi. The book is locked tight with no visible keyhole. Il libro non si è proprio caricato. Recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. You can sense something dark about this tome, something profane. Please don't open the creepy book. Cazzi tuoi, Carla! Inserisci l'ametista nell'alcova sulla copertina del libro. Mettiglielo in bocca. Aum! Molto più figo, immaginate avere un libro in libreria, nella vostra libreria, così sarebbe veramente figo. Dai il libro ad Astarion. Perché dovrei darlo ad Astarion? Ah, perché aveva chiesto di averlo. Facciamo un salvataggio per sicurezza. Voglio vedere che succede se lo diamo a Astarion. Excellent. You don't know what he read, but it had an effect. His eyes are hungry, but pained. Well, quite the page turner. I'll get back to it when I have more time to focus. No, però col cazzo, al massimo io. Oggetto ricevuto. Vincere a lui fondamentalmente. Vincolo contorto. Cioè. Un potente legame mistico vincola questa reliquia al suo proprietario. Meglio distogliere lo sguardo. No, dai, io sono curioso di vedere se lo leggiamo noi cosa succede. Quindi, vediamo di aprirlo noi. Nessuno approva, però vabbè, cazzi vostri. Pull is irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are capable of anything. Filling mountains, darkening suns, conversing with the dead. Glyphs shift gently before your eyes. Words slip Ma poi into perché your parlare con i mind, morti tra onto tutte your le lips, cose? forming words you don't understand. And something is trying to reply. Abbiamo un tiro salvezza.
o un intrattenere? Andiamo sull'intrattenere, che credo che avremo più vantaggi, appunto, 5. Mi dai guida, tiriamo. I tiri di salvezza sono sempre molto più difficili di fare. Porca puttana! Ah no, ecco, ci abbiamo i bonus, dicevo. I tiri di salvezza sono sempre più facili da fare dei tiri... dei tiri di competenza normale, ecco. The glyphs swarm impatiently. The book wants you to turn the page, to delve deeper. It's hungry. Ah! Chiudi il libro sbattendolo con forza. Bardo intrattenere. Aveva un incarico e doveva fare presto. Ma qualcuno a metà ufficio gli tirò un bel maleficio. Credo che aumenterà sempre in male in peggio. Oh, 15, tranquillo, perfetto. Within the pages you feel a feral thrashing. Living magic, driven mad by what it was used for. Necromancy. The magical energies of all living things were stolen, corrupted and sealed in this vile book. It wants someone to share in its insanity. Continua. The whispers, the pain. It all disappears in an instant. You are yourself again. E che ci ho guadagnato, mi scusi. In tutto questo cosa ho guadagnato? Se lo leggo di nuovo. You feel its connection, its longing to be opened, to share its secrets. Anche io vorrei i suoi segreti. You open the book to the first page, with its shifting glyphs and strange whispers. Vabbè, c'era un eroe che si chiamava Ernest. Proviamo sui tiri salvezza. Vabbè, abbiamo anche un bel po' di modificatori, 22, tranquillo, ok. The symbols dart beneath your eyes, warping and twisting. Your head throbs, but you almost understand. Ma riesci quasi a comprenderli. Volta un'altra pagina, questo sarebbe difficilissimo, credo, appunto, 15. Però un bel 17 ce lo siamo portati a casa. The world around you is gone. You can only see those glyphs, only hear those voices. Ok. You feel claws moving in the shadows. They pull at you, dragging you closer. Chiudi il libro con forza. Sprona la tua mano a voltare un'altra pagina. Beh, abbiamo un bel po' di bonus che sono 20! Serio! Tanto è la mamma troia. Dai, bravo, bravo, bravo. Vuoi un applauso? Vuoi un applauso? Ti prego. Sì! Succhia, succhia, succhiamelo tutto. Alla fine abbiamo usato solo un tiro ispirazione, però sono curioso veramente di vedere cosa succede. The glyphs scream, branding your mind with strange runes. You see time rewritten, fate undone, your future thrumming with power. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you, you should never have known. Perché? Cioè, ora cos'è successo fondamentalmente? Aspetta, quindi ora mi ha insegnato a parlare con i morti. Poi se io mi tolgo l'amuleto? E giustamente mi toglie a parlare con i morti, ma rimane. Giusto. Vediamo se me l'ha messo tra i privilegi rilevanti. Credo di no. Conoscenze proibite. Avendo parzialmente decifrato la necromanzia del Tai, ottieni un bonus ai tiri salvezza e le prove di caratteristica su saggezza. Ma i miei coglioni, utilissimo. In più ci ha regalato
parlare con i morti, che è utilissimo, almeno quando cambieremo amuleto potremo farlo con tranquillità, sapendo che ce l'abbiamo tra le caratteristiche normali. Ok. With haste. Siamo delle pezze da piedi, signori. Innegabilmente, fatto ciò, sono costretto a inventarvi che il tempo è tiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.